tutti, benvenuti o bentornati nel mio canale. Io sono Arwen ed oggi continuiamo con The Council. Dobbiamo vedere che cosa From now on, succederà whenever adesso. a human speaks to you will be able to read their current thoughts. You take care of getting the lance. It's imperative. I'll take care of preparing our departure. She has to pay for all the harm she's done to me. Meanwhile, let us remain on our guard against any last-minute surprises. I know my brother well. Never prepares for war if he has no chance of winning. Finding out that I'm a demon makes no difference. I haven't come all this way just to fail so close to the goal. If I'm asking you all these things, it's for your own good, you know. You are keeping up the good work, I see. But I'm telling you, keep your guard up. Everyone is rather on edge right now. Don't make me your competition, Derisha. You are no match. Trust yourself. It's all already in there. Ufficio di Mortimer, 24 gennaio del 1793. Dear friends, I'd like to thank you for your continued trust and confidence. I admit that during these past few days, there has been much upheaval. I understand you've all been affected by this. Nevertheless, the world doesn't stop turning, and we are in fact on the verge of reshaping the modern world. That is what we are all here for, my lord. Thank you for your enthusiasm, Monsieur Bonaparte. Now you all know what we have to do. I cannot warn you strongly enough. If one of Sir Gregory's guests asks to speak with you, remain on your guard. It is highly likely that he will try to rally as many supporters to his cause as he can. Now, please, okay. Go and get some rest before the conference begins, which won't be long now. Louis, stay with me a moment, won't you? I'll be needing your services in a certain matter. Yes, of course. What's the matter? Louis, Strano. You are the only one here who I totally trust. It is very likely that Gregory will take possession of some of the members of our team. I shall keep them in check over the next few hours. However, I'll need you to... How can I say this? To persuade the members of Gregory's group. What do you mean by that exactly? You'll have free rein, my son. Persuade all of them. Use every possible means imaginable. But no physical violence. Let's be very, very clear about that. You must bring them all over to our side. One after and the what other. If I fail? I have faith in you, my son. Great faith. That notwithstanding, should any of them resist, we'll decide what to do afterwards. Now go, and come back and see me once you've finished. I'll be off then. Ok, va bene. Cercheremo di fare tutto il nostro tutto il possibile. Però noi effettivamente la nostra squadra con nostro padre siamo solo noi, nostro padre e Bonaparte. Stop. Non c'è più nessun altro. Loro sono di più. Tre manoscritti da imparare? Sbaglio o è cambiato? Ma ce l'ho avuti sempre? Io non ci ho mai fatto caso. Boh, vabbè. Abbiamo. Possiamo fare. Interrogatorio, interrogatorio. Logica. Politica, scienze. Logica. Allora, io farei sotterfugi. Facciamo logica, scienze. Io farei il diario degli ispettori, interrogatorio e scienze. Ma sì. Ok. Andiamo. Allora,
convincila a votare a favore di Lord Mortimer, Giuseppe Piadi, George Washington, Joan von Warner, Manuel Godoy e Lady Hillsborough. Ok, dovremmo cercare di convincerli. È abbastanza difficile, secondo me, cercare di convincere gli altri. Però, allora, ci hanno dato molte più punti azione. Quindi, non lo so, sicuramente dovremo utilizzare sia quelli e sia anche nei punti più critici utilizzare anche il nostro potere sovrannaturale di leggere nel pensiero. Comunque, non so, ma io ultimamente non ho più trovato miele per niente, in alcun modo. Facciamoci il giretto qui, tante volte troviamo qualcuno. Cos'è qua? Monetina. Un'altra monetina. Come dicevo all'inizio, a forza di trovare monetine diventerò ricca. President George Washington. Oh, proviamo con lui, dai. Non mi ricordo adesso qual è. Vabbè, adesso ci guardiamo. Se tante volte sta qui in camera. Eccolo là. Allora, fatemi vedere. Washington. Immunità è manipolazione. Non possiamo manipolarlo, quindi non so quale possa essere la sua vulnerabilità. Proveremo con tutti i mezzi che abbiamo. Per forza. Questo lo prendo. Bravo, nell'elisir dorato. Cos'è qua? Qualcosa? No, non mi fanno prendere altro. Tante volte trovo il miele. Datemi il miele. Miele, miele. Mr. President. Via, parliamoci. Well, and are you, would you believe it? What on earth are you up to now? You make me change my mind for the vote of the conference, and then you proceed to change sides yourself? Yes, I do understand you're surprised. I'm sorry, but there have been new developments since then. What are you talking about? Avevate ragione, facciamo. I've been thinking about it since our discussion, and I've been able to talk to the other guests. You should have listened to me, you young fool. You were absolutely right. Please accept my humblest apologies, sir. All right, all right. I have my share of responsibility, too. After all, I didn't have to listen to you. Listen, I must apologize once again, but it's not too late. Maria, listen. This is the last time you'll be dragging me into any such schemes. You realize you are playing with the destinies of nations. For goodness sake, grow up, young man. You're right, Mr. President. I cannot apologize enough. Please come back to us. Of course I shall come back. But from now on, please keep me out of your shenanigans. I promise, Mr. Oh, President. Oh, finalmente. And try to stick with one opinion, at least until the vote. You have my word. Good. Now leave me, I have work to do. Meno male, siamo riusciti a convincere lui. È vero, lui l'avevamo fatto cambiare, passare dall'altra parte, eravamo riusciti, insomma, per Gregory a farlo passare dalla parte di Gregory. Però effettivamente lui è dall'inizio che voleva stare con Mortimer, perché l'idea di Mortimer non gli dispiaceva, quindi c'è tornato praticamente subito senza neanche starlo tanto a convincere. E adesso vediamo. Qui chi c'è? His Eminence Cardinal Piaggi. Ah, non c'è, quindi significa essere in giro. Ok. Qui chi è? Sono io. Lui deriscia, ok. Andiamo avanti. Qui chi era? Samuel Godoy.
Ok, anche Godoy sta in giro. Emily? Non ci sono. Andiamo, andiamo di sotto, ritroveremo di sotto a questo punto. Allora, qualcuno starà qui davanti al fuoco, come minimo, perché ci sono sempre. Ecco. Ecco, per una volta che pensavo ci fossero, non ce n'è neanche uno. Vabbè. Qui non si può prendere niente. Io che ci spero sempre. Vabbè. Non si può andare? Chissà. Ma niente stanno di fuori. Da qua non si esce. Allora devo tornare di qua. Ah, può darsi proprio che sono proprio fuori dalla villa. Possibile? Vediamo. Non vedo niente. Oh, miele. Finalmente. Ma non si vede niente però così. Su questi posti così scuri sul gioco non si vede nulla. Vediamo un po' se può darsi qualcuno sta al molo. Ma per me non c'è nessuno al molo. It's like the barrel's been broken for quite some time. Che cos'è? Miele! Non vedo niente. Ma no, questi saranno tutti dentro la villa. È abbastanza inquietante però, qui. Vero? A me non mi piacerebbe starci. Andiamo di qua. Sicuramente il cardinale Piaggi sarà nella sala da pranzo, dove ce l'abbiamo trovato anche l'altra volta. Talk to Von Vonner. Blasted. Ah. Home is with him. Gentlemen. Louis, I'm sorry, but we are waiting for Duke Manuel. If you wouldn't mind leaving us, I should think you already have enough to do as it is. Very well. I didn't mean to disturb you. Just my luck. He'll only talk to the Duke. Right. We'll have to fix that. Ho capito. Come faccio? Entriamo da Washington e vediamo se possiamo uscire di fuori. Usciamo di fuori da lui, che ne so. In qualche modo dobbiamo scoprire dove sono gli altri ospiti. No? Ambra. Amber. Allora. Vediamo. Stanza di Washington. Adams.
Von Wallner. Like Volner's planning something. Golden elixir. Oh, elixir dorato. What a mess. Looks like Volner was interrupted. Ah, ma sì, questo l'abbiamo già visto. Vai via. Entriamo da Jack Peru e vediamo. Magari non ci fanno entrare perché stanno dentro la camera e non possiamo entrarci. Usciamo. Bonaparte, Peru, Bonaparte, Esboro. Emma? Come in, Louis. What can I do for you? What, with the conference? Oh, finalmente. You are absolutely right. I wanted to wait a bit before talking to you, but as you are here, I've been thinking about what we shall do once we get back. How to arrange the house, prepare the rooms for the children. Yes, I want three, and the first one will be a boy. We shall call him Louis, like his father. Oh, man, this just keeps getting worse. She's drifting deeper into madness. No. Ma sì. Possiamo fare peccato a quello che si merita, anche perché bisogna ricordarsi che ha ucciso la... La sorella. She didn't entirely deserve it. She wanted to play and she lost. I'm not gonna save her. Anyway, we'll have time to talk about it later. Regarding the conference, as we are going to vote against Mortimer's project, I thought you ought to warn Sir Gregory. No, wait. I'm sure he'll reserve you a prime seat at his side. No, you don't understand. What do you mean? Facciamo... Perché ce l'hai così tanto con Mortimer? Emma, I admit he's not perfect, but what exactly is your problem with father? My problem? He never cared about us. Open your eyes. Take a look at the opulence around you. Don't you think our lives would have been better if he had given us just a second of his attention? Emily and I grew up in the streets. Yes, we made it out of there, but we've only got ourselves to thank. The Bloomsbury orphanage for young girls. We were punished so often we were afraid to put a foot wrong. It was hell. Hell, Louis! Then petty scams and tricks to pay for a miserable room where we had to spend half the night shooing away rats. It took us 10 long years before we managed to get into high noticed by the Queen. And not once did he reach out to help us. And to top it all, when I finally agree to set foot on his island and Sarah leaves me for dead, what does he do? Well, maybe he didn't know. Nothing. He did nothing! If Gregory hadn't tended to me, I would have died that very... Oh, I can see he's keen to cozy up to you, but for his daughters, for me, not a gesture, nothing. Not even a word. Listen. We're wasting our time. We are not going to vote for Mortimer. That's all there is to it. The man is sly. He has no scruples at all. And I refuse to pass on any of my credibility to him. Subject closed. Right. This is not going to be easy. What could possibly make her change her mind? Dobbiamo trovare il suo punto debole. Potremmo anche fingere di abbandonarla se non vota per Mortimer.
Però quindi possiamo provare Emma, a trovare il suo punto what debole. Happened to you? Speak to me. You just stop right there. I'm not going to let you question me like this. I don't know what's come over you, but you're going to have to pull yourself together right now. Now leave me. You've given me a migraine and I'd like to be alone. Right, just drop it. There's no hope for her. Vabbè. Da Washington non passi da nessuna parte. Cos'è qui? Ah, raccolto oggetto non raccolto. He'll only see Godoy. But what on earth does he want from him? Ok, che dobbiamo fare adesso? Posso fare altro? Ok, ho capito. Passiamo da altre scale. Ok, allora, saliamo le scale. Dobbiamo prendere quell'altra scala in modo tale da scendere dall'altra parte, senza, visto che non possiamo passare per quelle stanze, dobbiamo trovare un'altra alternativa. Allora, andiamo verso qua e scendiamo da queste scale. Sì. Laggiù in fondo. Queste qui portano allo studio di Mortimer. Pensavo che prendendo queste scale, perché ancora no, non mi so proprio orientare benissimo, pensavo che prendendo queste scale mi riportava sempre allo stesso punto, ma poi in realtà le scale stanno in punti diversi, capito? Non ci ho proprio pensato. Oh, ecco, allora. Allora, adesso siamo qui. Di qua non ci faranno andare, quindi dobbiamo passare per questa, la galleria dei ritratti. Ecco sì, perché è lì che poi ci sarà il voto. Vediamo un po' se incontriamo qualcuno qui. Non c'è nessuno. Ma neanche con buona parte. Cioè. Possibile, neanche con buona parte mi fanno parlare? Cioè, vediamo insomma. Perché con qualcuno mi dovranno far parlare, no? Se siamo tutti nascosti, come facciamo? No, non mi fanno parlare, guarda. È assurdo sta cosa. Adesso io che cosa dovrei fare? Scusatemi, eh. Vabbè. Posso entrare da lì, dalla finestra, ma non dalla porta. Sta cosa non è normale. E adesso è richiusa. Vabbè, facciamo così perché mi sono bloccata, non so più che cosa devo fare. Non posso convincere gli altri a votare a favore di Lord Mortimer se non li trovo e non posso parlarci. Quindi fermiamoci qui perché davvero non so dove andare a vedere. Sono andata a vedere ovunque, non è che possono essere andati chissà dove. Quindi neanche nelle segrete, dovranno stare dentro casa, però all'interno della villa... In tanti posti non so dove possono essere, sicuramente saranno tutti quanti nella grande sala da pranzo e se non mi fanno entrare non è che me le invento, no? Comunque,
Voi fatemi sapere qui sotto nei commenti che cosa ne pensate, iscrivetevi al canale se non siete iscritti, attivate la campanellina e se volete seguirmi anche su altri social vi lascio il link di Instagram e della pagina Facebook qui sotto in descrizione. Un bacione e al prossimo video. Ciao!